nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ho parlato con il team RS riguardo ai nuovi componenti. Mi hanno detto che sono stati già installati. Dovresti iniziare a sentire la differenza. Prova e vediamo come vanno. Voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF.
Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Ricevuto, ti fermi a questo giro.
Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Thank you.
compagno è in pole position, ripeto, pole position. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Ecco le prime 5 vetture al momento. Senna, Russell, Hamilton, Leclerc e Sainz. Il miglior giro in questo momento è 1.23,7. Al momento non abbiamo i dati necessari.
La griglia di partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni. Il capitano, Senna e Charles Leclerc. È sempre bello ritornare a casa. Il Gran Premio d'Italia ci viene Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Capitano si posiziona in pole position e al suo fianco c'è Ayrton Senna. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Verstappen, Perez, Norris, Stroll, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Bottas, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen, De Vries, Tsunoda, Sergio, Hülkenberg e Guan Yu Zhou. Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Come sempre sono qui con Davide Valsecchi. Le ultime gare non sono state facili, non ne ha finita una senza problemi. Pensi che abbia effetto sulla sua sicurezza? Certo, essere sicuri di sé è importante. Ogni volta che sei coinvolto in un incidente, non è solo la macchina a riportare danni, ma è anche la tua sicurezza. Tutti i migliori piloti sono in grado di non pensarci quando corrono, concentrandosi sul proprio dovere. Mentre inizia il giro di formazione, ogni pilota spera di poter trarre il meglio da questa gara, pronti a darsi battaglia, dall'inizio alla fine. Mentre le auto formano la griglia, i piloti sperano di poter effettuare una bella partenza e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata.
Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. Degli RS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Gialla. La pista è libera, bandiera verde.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Hai ricevuto 3 secondi di penalità per aver tagliato. Tempo di entrare nei box, completa il giro nel minor tempo possibile. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. I meccanici sono pronti per fare la propria magia sulla monoposto. Punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile.
Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Distanza dal compagno di scuderia 25,1 secondi, monta gomme dure usate, è in prima posizione, l'ultimo giro è stato 1 minuto 26,4. Ayrton sta rientrando per la sosta. Dalla vettura davanti di 7,4 secondi. Trovi in settima posizione. Piastri davanti. Occhio al distacco dall'auto di fronte. 1,6 secondi. Monta gomme medie usate. Gasly è dietro di te. Distacco dall'auto dietro di te. 4,3 secondi. Ok, distacco dal pilota in testa. 22,0 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Dietro di te ha appena montato gomme dure per la vettura dietro.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Devi utilizzare il torpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Il turbo compressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Appena iniziato, ultimo giro. Il tuo
tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Possiamo lamentarci, hai guidato molto bene. E con questo si conclude un altro incredibile weekend di gara. Bene, Davide, cosa pensi sia stato l'elemento decisivo per superare gli avversari oggi? Credo che oggi le condizioni della pista, come il vento e le temperature dell'asfalto, fossero perfette per l'auto. Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo quando le gomme vanno a temperatura, possiamo intuire che una gara sarà in discesa se ci sono le condizioni adatte. E oggi è andata esattamente così, con l'auto che sembrava perfettamente a proprio agio. I primi tre classificati si avvicinano al podio e non nascondono l'emozione. Oggi hanno raccolto i risultati del loro duro lavoro. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il capitano aumenta il suo vantaggio nel campionato. Oggi abbiamo visto talenti eccezionali in pista. Ma tu, Davide, chi indicheresti come protagonista del giorno? Direi Ayrton Senna. Oggi era una spanna sopra gli altri ed è stato un piacere guardarlo. E passiamo ai costruttori. Il team del pilota proprietario passa in testa alla classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio.